cominciato a fotografare quasi 40 anni fa, dietro imitazione di mio cugino, che anche lui era appassionato di fotografia. Ho cominciato i primi scatti, le prime foto, le prime volte anche in camera oscura, perché ho imparato a stampare in camera oscura, stampavo bianco e nero naturalmente. Per qualche anno siamo andati avanti con varie prove, esperimenti sempre sul bianco e nero, per poi passare quello che penso che sia il percorso che hanno fatto un po' tutti, alle diapositive. Ho comprato la mia prima reflex, anzi per la precisione me l'hanno regalata, per un po' di anni ho utilizzato quella, poi mi sono un po' allontanato dalla fotografia, ma l'ho sempre vissuta come divertimento, diciamo, senza prenderla troppo sul serio. Per un po' di anni l'ho abbandonata, l'ho passato un po' ai video. Nel 2007 ho comprato la mia prima digitale, ho fatto un po' di foto, la volevo buttare dalla finestra, finché un giorno ho deciso di togliere il pulsante automatico e cominciare a scattare in manuale come facevo una volta. Le foto hanno cominciato a uscire bene. Questa cosa mi ha sempre più preso, mi è sempre più piaciuta. Ho conosciuto un amico che mi ha fatto conoscere il mondo di Flickr e da lì sono cominciati contatti con altre persone, altri fotografi che mi hanno aiutato in una crescita sempre più veloce. Ho cominciato a confrontarmi, a capire cosa vuol dire fotografare, capire cosa vuol dire vedere un'immagine, e poi ho fatto il passo, ho comprato una reflex 3 anni fa ormai, e sempre aiutato dagli amici di Flickr ho cercato di migliorare. Ultimamente sto facendo qualche corso anche a livello di post produzione, perché lo ritengo un passaggio fondamentale nella presentazione delle immagini. Adesso ho una Nikon, una D90, con un solo obiettivo, un 18-200. Mi piacciono tantissimo le lunghe esposizioni, per cui per ora mi sono comprato un filtro, un neutral density, un ND8. Mi sono comprato anche il cavalletto, perché ero stufo di fare fotomosse. E basta, non uso nient'altro. Ogni tanto riprendo in mano la mia analogica, che è una Olympus no M10, con un adattatore per poterla far funzionare in manuale. Ogni tanto mi piace ancora scattare in analogico, ma principalmente quella di 90. In condizioni in cui magari bisogna viaggiare leggeri, ok, ho sempre la mia Bridge, una Olympus, un SP510 Ultra Zoom, un po' vecchiotta, ma il suo lavoro lo fa. Io non ho un modello a cui ispirarmi nel fare le foto. Sono nato principalmente, parliamo degli ultimi anni, principalmente per documentare i miei viaggi. La passione mia e di mia moglie è quella di viaggiare, e niente, abbiamo cominciato a portare a casa ricordi dalla tipica foto cartolina. Poi pian pianino l'occhio si affina e si cominciano a vedere anche dettagli o altri particolari che mi piace cogliere. Non amo per esempio lo still life. Ultimamente mi sto un po' cimentando con i ritratti, ma rimane sempre la fotografia di paesaggio quella che mi piace di più, anche se non ho un soggetto preferito, cioè ho sempre l'occhio in giro. Se vedo qualcosa che mi attira, fotografo. Difficilmente mi metto a comporre una foto. Il mio sistema di fotografare è proprio un qualcosa di istintivo, principalmente. Molto, molto difficilmente studio a tavolino cosa voglio fare. C'era un'altra cosa che volevo poi aggiungere, sempre sul discorso delle mie foto. Una cosa che a me piace tantissimo, un mio piccolo divertimento che ho su Flickr, che è quello di abbinare normalmente un'immagine con un titolo. Normalmente sono sottotitoli abbastanza tranquilli. Certe volte mi piace giocare con le parole o con i titoli abbastanza strani, riferiti sempre all'immagine, giochi di parole o cose del genere. Un ringraziamento a voi per avermi dato questa opportunità, che sinceramente proprio non pensavo di poter avere. Come augurio per tutti è quello che quando fotografate dovete semplicemente divertirvi. Quando non si trova più questo divertimento nello scattare, è il momento di lasciar stare un attimino e poi ricominciare. Tutto qui, divertitevi.